assessore Arduini, la scorsa settimana l'inaugurazione di un campo a Monticchio, oggi torna il calcio qui a San Gregorio. Molto importante questo aspetto dal punto di vista calcistico soprattutto. Beh sì, perché questo impianto è un impianto modernissimo, un impianto in sintetico. Qui c'è stato il concorso di tante enti locali, di tante società, di imprenditori privati che hanno permesso di poter arrivare ad una cifra consistente di quasi 500.000 di euro per realizzare questo impianto. Io voglio ricordare che l'Aquila ha avuto 192 tendopoli e tutte erano quelle che potevano essere ospitate in impianti pubblici dentro i campi di calcio, i campi da rugby. Per cui per noi l'impegno è un impegno che va diffuso e spalmato sul territorio. Noi stiamo spendendo qualche decina di milioni di euro per ripristinare tutte le strutture cittadine, quelle che sono state distrutte dal sisma, quelle che hanno avuto problemi per le tendopoli, appunto, quelle che vengono migliorate, perché per me uno degli impegni migliori è stato quello di ripristinare, grazie agli interventi della Protezione Civile, del Governo, della Regione, ma soprattutto migliorarle. Questa era l'occasione, anche per dare un segnale di rinnovamento, di qualità, per far sì che la popolazione sia contenta. Sono stati felici a Monticchio, sono felici oggi qui a San Gregorio, sono felici a Preturo, dove abbiamo anche lì completato il campo, la ristrutturazione, il ripristino del campo, e saranno ancora più felici tutti i tifosi aquilani quando verrà ripristinato lo stadio di Acquasanta, che sarà uno stadio per il calcio, così come lo stadio Fattori, che sarà uno stadio che pure tornerà agli antichi splendori per il rugby. E soprattutto voglio citare un impianto, un'area è stata il cuore di tutte le tendopoli, e cioè Piazza d'Armi. Proprio in questi giorni abbiamo affidato i lavori per la ristrutturazione, il ripristino, il rifacimento dell'intero impianto di atletica di Piazza d'Armi, e con esso faremo anche lì un altro campo in sintetico a fianco per il gioco del rugby, che serve davvero come il pane a questa città. L'importanza dello sport, in particolare in questo caso del calcio, degli stadi, dei centri e luoghi di aggregazione, soprattutto per tornare alla normalità. È fondamentale, lo sport all'Aquila, io l'ho sempre detto, è fondamentale per tornare ad essere quello che eravamo. Una città viva, una città passionale, una città carica di energia, una città dove i ragazzi, ma anche i meno giovani, potessero incontrarsi. Questi sono i veri luoghi dove potersi incontrare. Ecco, vedere dei ragazzini, dei bambini, ma anche i meno giovani, gli amatori, anche le squadre che fanno agonismo, perché è importante l'agonismo per una città come l'Aquila. Avere degli impianti adeguati significa essere al passo con la nazione, al passo con le migliori realtà europee. Questo è fondamentale, come dicevi tu, soprattutto per tornare anche ad una vita, un vivere quotidiano che non sia soltanto di dolore, ma soprattutto di speranza.